Sindaco, quello che una volta era un ex orfanotrofio si appresta a diventare un museo civico con la storia di Torre del Greco in esposizione. Una storia importante legata a tante tradizioni e a tante bontà. L'idea dell'amministrazione ha subito trovato i primi sponsor, in qualche modo c'è già qualcuno che ha opzionato delle parti del museo, ma l'intento è quello di allargare in qualche modo il fronte. Assolutamente sì, è una delle operazioni più importanti che abbiamo fatto col Più Europa, non solo perché abbiamo ridato alla città un convento bellissimo e stiamo recuperando anche l'area di parcheggio, ma soprattutto per quello, l'utilizzo che noi vogliamo fare, perché noi vogliamo in questa struttura ricreare un po' la storia di Torre del Greco, sicuramente partendo dai coralli, dai cammei che per tanti anni sono state l'identificazione della città stessa, ma sicuramente anche espandendoci alla marineria torrese e perché no anche ad altre storie, tradizioni che hanno reso famosa Torre del Greco. Ci abbiamo anche una proposta da parte della sovrintendenza di dedicare un piano semplicemente a museo dell'architettura, quindi abbiamo la presunzione di allargarci anche al di là di Torre del Greco. Credo questa che sia un'operazione importantissima, perché Torre del Greco è una città nota, una città famosa per tantissime cose, ma sicuramente torno a ripetere per il Corallo e per Cammei, però non abbiamo mai avuto la possibilità di mettere in mostra quelli che sono i nostri gioielli. Io credo che attraverso questo museo potremmo iniziare questo percorso importantissimo. Grazie al suo sopralluogo abbiamo visto che gli spazi sono davvero enormi e davvero si possono prestare a tante tante idee. Accanto a quelle che sono già giunte, voi però vi attendete anche altre idee da parte della cittadinanza, perché in qualche modo questo museo è un work in progress. Assolutamente sì, abbiamo avuto già molte proposte da parte di privati, anche da parte della Chiesa, che ci hanno proposto di esporre ad esempio alcuni pastori addirittura dell'Ottocento, abbiamo avuto proposte da parte degli imprenditori dell'arte del cammeo di fare anche mostre internazionali, sicuramente molti corallari hanno dato già la loro disponibilità ad esporre pezzi importanti, anche abbiamo parlato con la Lega Navale che c'è un museo della marineria a Torrese, quindi le idee sono tante, ci sono anche alcune idee abbastanza innovative, cioè di fare non un museo statico ma un museo dinamico, ci sono anche alcune idee di far sì che questo museo sia addirittura un polo culturale, quindi noi stiamo un po' ascoltando tutti e seppure è difficile scegliere tra tante proposte, siamo sicuri che col tempo riusciremo a trarre il meglio da tutto questo e dare veramente una visibilità mondiale alla nostra città.